La parola chiave potrebbe essere le radici. Le radici, cioè le, per far crescere le piante, per far crescere la natura, eccetera, bisogna innaffiarle, eccetera. L'innaffiare le piante per fare che non secchino è un po' come tutto ciò che si fa verso i giovani, in modo che loro hanno la memoria, conoscono, importante, perché oggi noto che quando si va nelle classi la storia la conoscono poco, direi anche quasi molto poco, e quindi conoscendo la storia sono in grado, come se dovesse essere un giardiniere che innaffia le proprie piante, perché se no rinseccano, cioè rinsecchiscono e quindi non danno più nulla e la vita è morta. Quindi ai giovani bisogna trasmettere il valore del passato per guardare meglio il futuro, per capire il futuro in che modo bisogna affrontarlo. Perché se no sei senza memoria e vaghi come in un deserto senza avere i punti capitali, eccetera. Non... questo è il senso. Quindi far conoscere però i ragazzi. La conoscenza è quello che dicevo prima, insomma. Se tu fai conoscere, eccetera, come si dice, fissi dei paletti, eccetera, sui quali tu poi ci ragioni sopra, no? Non perché deve essere delimitata, la storia si espande in tutti i suoi aspetti, però la storia principale nostra, che purtroppo a me spesso mi dicono lei suo papà era ebreo, no, mio papà non era ebreo, è stato un politico, ha fatto gli scioperi non sono nulla, ma non per colpa loro, perché anche non viene insegnato o non è nei programmi o gli stessi insegnanti non lo sanno. Quindi c'è tutto un processo di acculturamento storico che mi verrebbe da dire che qualche volta mi sembra di essere all'anno zero. Quindi bisogna fare questo tipo di progetto, questo percorso, non so come dirlo, per fare che i ragazzi sappiano, perché poi quando gli parli ai ragazzi e gli parli della storia o di mio papà o in generale, per loro è tutta una novità. Per loro è tutta una novità e fanno mille domande. E la maggioranza delle persone dicono, ma noi non sappiamo nulla di questa roba. Quindi, come vedete, l'ignoranza è così. L'ignoranza nel senso di non sapere, attenzione. Questa è la risposta da dare ai ragazzi, il percorso che devi fare con i ragazzi.